Mai più. La marcia per le nostre vite a Washington nel pomeriggio ha fatto sentire la sua voce per scuotere Congresso e Presidenza americana affinché prendano decisioni che limitino l'uso delle armi e garantiscano la sicurezza nelle scuole. Un fiume umano ha invaso la Pennsylvania Avenue tra Casa Bianca e Campidoglio. Almeno 500.000 le persone, soprattutto giovani, amici e parenti delle vittime e dei sopravvissuti alle stragi perpetrate da folli con armi in pugno. Già 17 dall'inizio del 2018 e 30.000 i morti ogni anno negli Stati Uniti. Proprio i sopravvissuti sono stati i motivatori della marcia. Sono i sopravvissuti alla strage al liceo Marjorie Stoneman Douglas di Parkland, in Florida. Il 14 febbraio scorso in quella scuola un 19enne ha ucciso 17 persone con un fucile d'assalto. Gli studenti di Parkland hanno deciso che il lutto poteva diventare mobilitazione e così oggi a Washington hanno portato un manifesto in 9 punti, tra cui il divieto di vendita di armi semiautomatiche, portare da 18 a 21 l'età minima per acquistare armi. Con il manifesto oggi hanno marciato centinaia di migliaia di persone in 836 città, di cui 100 fuori dagli Stati Uniti. Queste immagini arrivano dall'Australia. Sempre a Washington, ieri sera dalla cattedrale si è levata anche una preghiera interreligiosa, toccante la testimonianza di April, mamma di Carmen Shentrap, uccisa nella strage di Parkland. Come donna di fede posso dire che le preghiere mi hanno aiutata, ma come madre che piange la morte di una figlia e combatte per proteggere il futuro degli altri due figli, posso dire che le preghiere da sole non bastano, dobbiamo agire per cambiare le leggi attuali.